Un po' leggera Varese in questo caso con Vene, e dall'altra parte non perdona ovviamente Stefano Tonuti, che apre per il tiro Vitali, che sbaglia anche questo, ma anche questo direi costruito bene, poi Tonuti dopo il rimbalzo toccato da Brooks non sbaglia il tiro da due punti. Per la prima volta in questa partita Marcus Kean, che ha avuto una serata pessima al tiro contro la Virtus dopo tre grandi serate invece consecutive da Rocas, allora può rispondere dall'altra parte Venezia per accorciare un po' le distanze per Varese. Dentro anche il secondo per Stefano Tonut. 6 secondi per Tonut, andrà in 1 contro 1 con De Nicolao, cerca di andare fino in fondo, trova una linea di fondo un po' bloccata alla Nicolao. Però adesso, infatti, secondo me è assolutamente di Anthony Bean, mentre Tonut fa 2 su 2. Tonut va da lui in consegnato, poi Tonut si prende lo spazio, Eurostep, fallo da parte di Librizzi. Fallo invece fa da un colpo come volesse un po'... 2 su 2 ancora per Stefano Tonut. 19, ma giocando veramente una bellissima pallacanestro, pulita, concreta, semplice, cercando di fare sempre Bin, e allora Tonut guida la transizione, va fino in fondo ovviamente Stefano Tonut, come spacca lui le difese, nessuno. Bramos trova Tonut che riceve in punta, va ancora fino alla fine spaccando la difesa avversaria, fallo di Ferrero. Corpo, mentre rivedendo l'immagine si vede che il braccio sinistro. Tentati oggi diventano 17 i suoi punti, 18 adesso e 8 su 8 dalla lunetta, perché torna dal giocatore della nazionale con cui ha disputato i giochi olimpici a Tokyo qualche mese fa. Intanto poi fallo dell'altro De Nicolao, ovvero Giovanni, e dunque altri due liberi per Tonut. Tarà 5 punti il mini parziale di Venezia e 19 i suoi punti, che diventano 20 adesso. Sì, anche ero convinto su Brooks effettivamente. De Nicolao, Giovanni De Nicolao non mi stupisce, perché si butta il rimbalzo d'attacco, pressa, attacca. Di Nicolao sotto per Tonut che riceve questo pallone, 10 secondi per andare al tiro contro Giovanni De Nicolao, il palleggio, adesso il tiro di Stefano Tonut. E beh, se c'è, insomma, se è l'MVP dello scorso anno un motivo ci sarà, Marco, che ha già speso due falli, quelli di Kean in questo quarto. Tonut ancora un po' di spazio, se lo prende tutto Stefano Tonut, la bomba, che è il 27esimo punto della sua partita. Tutta negativa Venezia, occhio Tonut perché segna il suo Cagliarike con questa tripla in Serie A, supera i suoi 27 punti contro Treviso quest'anno, 30. Tripla importante, ancora sbagliata, tocca rimbalzo Bramos che poi lancia Tonut che è contro Bin. Tonut per andare al 32esimo punto della sua partita, Cagliarike per Tonut, perfezionato anche non solo in Serie A ma anche in generale. Dopo i 31 punti che aveva messo a segno in Serie 2 con la maglia di Trieste, era il 19 ottobre del 2014, adesso va a 32.